Finora abbiamo visto l'analogia, la corrispondenza tra spazio percorso, velocità, accelerazione, lineari e le corrispondenti grandezze fisiche angolari. Dicevamo che queste tre sono le grandezze fisiche tipiche del movimento, cioè le grandezze fisiche cinematiche. Ora passiamo alle grandezze fisiche dinamiche, quelle essenzialmente legate alla forza, cioè alle forze che agiscono sul nostro sistema fisico. Per esempio, il nostro punto materiale è soggetto a una forza totale verso destra. Allo stesso modo, il nostro corpo rigido potrebbe essere anche una particella in rotazione, una ruota di bicicletta o un disco pieno, è sottoposto, in questo esempio semplice, a una forza totale tangente al bordo del disco stesso. Cioè, in altre parole, una forza totale che è perpendicolare al raggio. Nel caso della dinamica lineare, cioè di un punto materiale, noi sappiamo che questa forza totale applicata al punto materiale causa una sua accelerazione, un'accelerazione del punto materiale. Secondo la legge di Newton, forza totale uguale m per a. Forza totale è la causa e l'accelerazione prodotta è l'effetto. Questa è la legge di Newton nel caso della dinamica lineare. Vedremo che nella dinamica rotazionale esiste una legge identica, la legge di Newton rotazionale. Identica nel senso analoga, cioè nel senso che ogni grandezza fisica lineare è sostituita dalla sua corrispondente grandezza fisica angolare. In particolare la forza totale diventa il momento torcente totale. L'accelerazione lineare, come già sappiamo, diventa l'accelerazione angolare. E la massa dell'oggetto puntiforme diventa il momento d'inerzia del corpo rigido esteso. L'interpretazione fisica è simile. Se un corpo rigido, non diciamo più di massa m, diciamo di momento d'inerzia i, è sottoposto a un momento torcente totale, questo momento torcente totale causa una accelerazione angolare del corpo rigido. Facciamo un esempio concreto. Qui abbiamo un disco che viene tirato da questa forza che, dicevamo prima, è tangenziale al bordo del disco. Potrebbe essere, per esempio, uno spago che è avvolto intorno al disco e che viene tirato. Allora, l'effetto di questa forza applicata lungo il bordo del disco è quello di aumentare la velocità di rotazione del disco. Quindi il disco all'inizio ruota lentamente, magari potrebbe anche essere fermo, poi a forza di tirare lo spago lungo il bordo, questo disco si mette in rotazione sempre più veloce, e quindi aumenta la sua velocità angolare, cioè subisce una accelerazione angolare, perché aumenta la sua velocità angolare nel tempo. La forza totale applicata lungo il bordo del disco ha prodotto un momento torcente totale, che vedremo tra poco è rivolto in alto. Questo momento torcente totale a sua volta è stato la causa dell'accelerazione angolare. Dunque, più è intenso il momento torcente totale che agisce sul corpo rigido e più è grande l'accelerazione angolare del corpo rigido, cioè il corpo rigido aumenta più rapidamente la sua velocità angolare. Il significato intuitivo del momento di inerzia è simile a quello della massa del punto materiale. Cioè, ricordiamo che cos'era la massa, anche detta inerzia, di un punto materiale. Era quanto è difficile modificare la velocità di un oggetto, di un punto materiale, applicandogli una forza esterna. Per esempio, se questa massa fosse di un chilo, e la forza totale di 10 newton, questa forza produrrebbe una accelerazione di 10 metri al secondo quadrato, in accordo con la legge di Newton. Una forza di 10 newton applicata a un chilo produce 10 metri al secondo quadrato di accelerazione lineare. Se però la massa raddoppia, l'accelerazione dimezza. E se la massa diventa 10 volte più grande, l'accelerazione diventa 10 volte più piccola. Questo vuol dire che un oggetto di massa 10 volte più grande offre una, diciamo, resistenza 10 volte maggiore a farsi cambiare la velocità. Cioè è 10 volte più difficile cambiargli la velocità a parità di forza applicata. Il momento di inerzia ha un'interpretazione simile. Ci dice quanto è difficile cambiare la velocità angolare dell'oggetto che sta ruotando. Per esempio, immaginiamo una forza sempre da 10 newton
quindi un certo momento torcente, e immaginiamo un disco leggero. Sarà facile modificare la velocità angolare di questo disco perché è leggero. Viceversa, un disco molto più pesante, per esempio 10 volte più pesante del precedente, offrirà una, diciamo così, resistenza 10 volte più grande a farsi cambiare la velocità angolare, cioè sarà molto più difficile fargli aumentare la velocità di rotazione a parità di momento torcente applicato. A differenza però della massa, cioè dell'inerzia di un punto materiale, vedremo che il momento di inerzia di un oggetto rotante non dipende soltanto dalla massa, ma dipende anche dalle dimensioni del disco. Per esempio, il disco potrebbe mantenere la stessa massa, ma se noi gli diamo una forma più larga, per esempio un raggio maggiore, allora il disco più largo, pur avendo la stessa massa, offre più resistenza a farsi cambiare la velocità angolare, cioè a farsi accelerare. Quindi, in conclusione, il momento di inerzia di un oggetto rotante dipende da due cose essenzialmente: dalla massa dell'oggetto e da quanto l'oggetto è largo.